Entro fine anno l'ASL del VCO installerà a Macugnaga e Formazza due cabine di televisita, strumentazioni che consentiranno ad un medico collegato in videoconferenza di effettuare tutta una serie di esami clinici e monitorare i parametri del paziente. Di contro, quest'ultimo potrà stampare la ricetta, i referti e i promemoria del suo medico. In gergo tecnico, le due strutture si chiamano Consult Station e al suo interno raggruppano strumenti di misurazione, sensori, monitor, sistema di comunicazione che consentono in tempo reale l'acquisizione e la condivisione tra medico e paziente di dati sanitari. Il progetto, promosso dall'azienda sanitaria del Verbano Cusio-Ossola, rientra nel più ampio piano di potenziamento dell'assistenza territoriale per favorire un più equo accesso all'assistenza sanitaria anche a chi vive nei territori cosiddetti marginali come Val Formazza e Alta Valanzasca. La Consult Station è dotata di bilancia per il rilevamento automatico dell'altezza del peso, termometro, ossimetro, stetoscopio, dermoscopio, ECG e misurazione della glicemia. Gli uffici dell'azienda sanitaria hanno avviato in queste settimane l'iter burocratico che porterà all'acquisto delle due cabine, costo poco più di 85.000 euro. Sia ai piedi del Rosa che della cascata del Toce, le due strutture saranno posizionate all'interno delle case comunali. Sia l'amministrazione di Bruna Papa che di Alessandro Bonacci hanno infatti dato piena disponibilità ad accogliere queste strutture. L'attuale situazione dei collegamenti in rete, anche non in fibra, consente la fattibilità tecnica del progetto e può costituire un efficace strumento per potenziare l'assistenza di prossimità, il commento dell'ASL, del Commento positivo arriva anche dagli amministratori locali. Bruna Papa, sindaco di Formazza, è chiara nel suo pensiero: bene se il piano è complementare all'assistenza medica in persona. Si tratta certo di un sistema innovativo che accogliamo con favore, ma che non può certo sostituirsi in toto al medico di base. Il comune di Formazza da tempo chiede infatti di poter implementare la presenza del medico in paese, oggi limitata a una sola volta e per 2 ore settimanali. Ben venga, conclude Papa, la telemedicina. È ovvio però che noi continueremo a batterci perché ci sia una maggiore presenza del medico in paese.